70 pellegrini in partenza per la Polonia, accompagnati dal vescovo Monsignor Trasarti, ripercorreranno i sentieri del Beato Giovanni Paolo II. Inaugurata a Fano la prima mostra a mercato nazionale dedicata alle immaginette devozionali. Al via la quarta edizione dei Suoni e la Parola, dalla segna di musica corale dal gregoriano alla polifonia. La realtà del mercatone solidale a Rosciano, un magazzino per la distribuzione e la raccolta di accessori elettrodomestici e mobili per le famiglie bisognose. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Sono circa 70 i fedeli provenienti dalla nostra diocesi e da Fermo che parteciperanno al pellegrinaggio diocesano in Polonia in programma dal 23 al 28 luglio. I pellegrini si recheranno nella terra del Beato Giovanni Paolo II e avranno la possibilità di visitare il suo paese natale, la chiesa nella quale è stato battezzato, la cattedrale in cui è stato ordinato e il luogo in cui è celebrato la sua prima messa. Si partirà da Częstochowa con un'intera giornata dedicata alla visita del santuario della Madonna Nera e poi si visiteranno i luoghi della memoria, il campo di concentramento di Auschwitz e Wadowice, la città natale del Beato Giovanni Paolo II, e poi ancora Cracovia con il suo centro storico riconosciuto patrimonio dell'UNESCO e infine la capitale Varsavia con la visita alla città antica. E cambiamo argomento, parliamo ora di mostre. È stata inaugurata domenica 1 luglio a Fano la prima mostra al mercato nazionale dedicata alle immaginette devozionali dal titolo Il figlio dell'uomo, la vita di Gesù nei Vangeli, personaggi, simboli ed arte attraverso l'iconografia popolare nei santini, organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Castellani in collaborazione con il Consiglio regionale delle Marche, la provincia di Pesaro Urbino e il comune di Fano. L'esposizione, allestita all'interno dell'ex chiesa di San Michele, raccoglie una vasta selezione di santini provenienti da 14 prestigiose collezioni private italiane, dei veri e propri capolavori artigianali unici nel loro genere. Presenti anche varie miniature, raffigurazioni sacre eseguite attraverso le antiche tecniche tipografiche dell'incisione a bulino, della cromolitografia e della siderografia. Domenica 1 luglio nella Basilica di San Paterniano si è aperta la quarta edizione dei Suoni e la Parola, la rassegna musicale di musica corale dal gregoriano alla polifonia organizzata dalla Cappella Musicale del Duomo. Vediamo il servizio. Con la messa a quattro voci, l'ora passa, eseguita in versione integrale, si è aperto nella Basilica di San Paterniano, domenica 1 luglio, il Festival Corale Suoni e la Parola, che quest'anno giunge con i suoi concerti del mercoledì sera alla quarta edizione. Il formato dei concerti offre la possibilità di sostare nelle chiese attigue a Corso Matteotti per ascoltare buona musica e letture che offrono spunti per la riflessione personale o più semplicemente occasione di diletto musicale. Anche quest'anno l'apertura del festival è stata dedicata interamente al compositore Lodovico da Viadana, importante musicista vissuto a cavallo fra il XVI e il XVII secolo, il quale operò a Fano dal 1610 al 1612, nell'ambito delle celebrazioni per il quarto centenario della sua presenza nella nostra cattedrale come maestro di cappella, che la Corale del Duomo di Fano sta portando avanti dal 2010. Nato nel 2007 come magazzino per la raccolta, la sistemazione e la distribuzione di accessori, elettrodomestici, mobili e tanto altro per le famiglie più bisognose, oggi il mercatone solidale situato nella zona industriale di Rosciano in via Avocado 23B è una realtà consolidata nel nostro territorio. Abbiamo chiesto a Luciano Schiaroli, vicepresidente della cooperativa Italente, responsabile del mercatone solidale, di spiegarci le finalità di questo servizio, in particolare in questo momento di crisi economica. Marco Gasparini. Siamo in compagnia di Luciano Schiaroli, vicepresidente della cooperativa Italenti che porta avanti questa iniziativa del mercatone solidale. Luciano, cos'è il mercatone solidale e quali sono i servizi che offre? Ecco, più che mercatone solidale noi tendiamo a parlare di filiera del riuso, nel senso che abbiamo dato vita da 5 anni a questa parte ad una serie di servizi più completi che si sviluppano in diverse modalità. Uno sicuramente è quello del mercatone solidale, che è stata un po' la prima esperienza, quella che è nata un po' dall'esigenza di dover rispondere sia alle esigenze di famiglie bisognose segnalate dalla Caritas, sia all'esigenza di persone che non sapevano appunto che fare di mobili in buono stato e che purtroppo, come solito succede, vanno a finire in discarica. E quindi questo qui ci ha permesso un po' di avviare questo progetto.
Seguito di questo, poi la gente con molta generosità abbiamo visto che si libera del superfluo, e quindi abbiamo pensato di avviare nuovi progetti. Uno di questi è un negozio che abbiamo aperto da circa 2 anni in via Nolfi, che si chiama Cose Senza Tempo, nel quale vendiamo oggetti, vestiti, dischi, libri, di tutto di più. Quindi è un piccolo negozio vintage, che noi chiamiamo appunto un concept store dell'usato. E terza cosa è la partecipazione ai mercatini, al mercatino dei Piatlet, che si svolge la seconda domenica di ogni mese. Ecco, con questo progetto noi tendiamo a dar seguito a 3 obiettivi fondamentali. Uno è la salvaguardia dell'ambiente, quindi il fatto di riciclare tutti i mobili, di non far sì che non vadano in discarica, credo che sia un segno di cercare appunto di andare nell'ottica di non inquinare e di recuperare. Sostituire l'usa e getta con l'usa e riusa. Il secondo obiettivo è quello chiaramente dell'inclusione lavorativa, perché è quello che sicuramente sta più a cuore, uno degli obiettivi che sta più a cuore ad una cooperativa sociale, quindi inserire in questa cooperativa soggetti svantaggiati e non al lavoro. Siamo partiti con 2 operatori, ora con lo sviluppo delle nuove attività siamo circa 8 persone impegnate in questo progetto. Il terzo obiettivo è quello di dare supporto alle famiglie bisognose e non, perché chiaramente questo qui è un mercato nel quale possono venire tutte le persone, e chi può acquista a prezzi veramente modici quello che gli può servire, mentre in accordo sia con la Caritas diocesana di Fano sia con la Caritas diocesana di Pesaro, qualora i centri di ascolto ne verificano le necessità, vengono inviati appunto qua in sede, e noi forniamo tutto quello che ci viene richiesto in maniera gratuita. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.